Ciao, sono Riccardo Prezioso e sono un creator maker. Oggi costruiremo la sedia di Riffield, però in versione pieghevole. Come avete potuto leggere dai messaggi all'inizio, a una mia amica è stato chiesto di andare a ridisegnare una sedia, un oggetto di arredamento per interni. Lei ha scelto per l'appunto una sedia, e in questo caso la sedia di Riffield, però riprogettandola e ha deciso di farla in versione pieghevole. Thomas Riffield fu un architetto olandese, visse a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento ed è considerato tutt'oggi come uno dei principali esponenti del neoplasticismo nell'ambito del design e dell'architettura. A primo sguardo il look minimalista di questa sedia lascia un po' immaginare la semplicità con cui si può realizzare. In realtà proprio questo mi ha tratto in inganno, perché realmente non è così semplice da realizzare, soprattutto se mancano 6 giorni all'esame. Adesso scommetto che qualcuno di voi sta pensando: vabbè, basta mettere dei cardini nei punti di contatto della sedia e il gioco è fatto, la sedia si piega, si chiude ed è fatta. Beh, non è proprio così. Perché, beh, in effetti deve sì piegare su se stessa, però deve anche reggere il peso, perché ci dobbiamo poter sedere, è pur sempre una sedia. Un'altra cosa che possiamo pensare, per esempio, è che possiamo richiuderla al libro, quindi formare un quadrato perfetto. In realtà non è veramente così, e fra un po' vi spiegherò il perché. Ma affrontiamo un problema alla volta. Quindi, problema zero. Possiamo modificare le estetiche della sedia? Sì, perché la reinterpretazione della sedia è libera. E questo è molto importante, perché significa che possiamo fare delle piccole modifiche all'interno della struttura, farla comunque assomigliare alla sedia di Riffield, però guadagnare il fatto che deve essere pieghevole. E può piegarsi in questo caso. Problema numero 1. Come ho detto prima, la sedia non può essere chiusa al libro formando un quadrato perfetto. Questo perché, in questo caso, come potete vedere in questo modellino, per formare un quadrato perfetto, quindi con tutti gli angoli uguali, tutti i pezzi devono essere dei quadrati. Ma così facendo, ritroveremo questo. Così facendo, quindi avendo tutti i lati uguali, avremo che sia la base, sia la seduta, sia l'ipotenusa di un ipotetico quadrato dove dobbiamo costruire la nostra sedia siano uguali. E non è possibile che l'ipotenusa di un quadrato sia uguale alla sua base. In questo caso avremo che, effettivamente, il tutto sarà leggermente traslato, come potete vedere in questo piccolo modellino, posteriormente. Questo fa sì che questo modellino sia altamente instabile, perché anche il baricentro sarà spostato posteriormente, quindi quando una persona si andrà a sedere in questo punto, il modellino tenderà a cadere posteriormente. Quindi scordiamoci assolutamente di poter chiudere la sedia al libro formando un quadrato perfetto. A questo punto capiamo che l'ipotenusa di questa sedia, quindi il lato obliquo di questa sedia, deve essere necessariamente più lungo. Ho fatto dei calcoli matematici e ho valutato che per una perfetta forma estetica il lato obliquo deve essere 5 terzi del lato corto. Passiamo adesso al problema numero 2. Come faccio a far sì che la sedia, che è pieghevole, non collassi su se stessa? Immaginiamo quindi che la sedia sia questa. E una volta chiusa sarà così, ma quando andiamo a sederci tenderà sempre a collassare su se stessa perché i cardini vanno messi qui, nei punti di contatto. Il problema è questo: la sedia di Riffield effettivamente è una sedia statica, i pezzi sono incollati su se stessi, quindi non c'è il problema di potersi sedere perché comunque il peso viene traslato e viene quindi scaricato sulla base. Siccome la sedia deve essere apribile e richiudibile ogni volta che la vogliamo trasportare, non possiamo adottare soluzioni fisse, perché per esempio una delle soluzioni possibili potrebbe essere quella di avvitare i vari pezzi una volta snodata la sedia, oppure bloccarli con delle staffette, però effettivamente non stiamo apportando nessuna miglioria, perché significherebbe montarla e smontarla ogni volta che dobbiamo trasportarla, e che equivale ad utilizzare una sedia di Riffield a tutti gli effetti. Una seconda soluzione potrebbe essere quella di puntellare la seduta della sedia alla base utilizzando dei piedini di legno, 4 piedini di legno, il che però compromette altamente l'estetica della sedia, perché sembrerebbe in questo caso una sedia normale con un plezzo obliquo in mezzo. A questo punto vi dico di mettere in pausa il video in questo momento, in modo tale da poter riflettere un attimino sulla soluzione che possiamo trovare, in modo tale da poter generare anche in voi una nuova idea. Se avete avuto quindi un'idea, potete anche lasciare un commento sotto al video, ve ne sarei grato, perché soluzioni a questo problema ce ne saranno moltissime e io tra qualche secondo vi dirò la soluzione che adotterò. Quindi la soluzione che andrò ad adottare sarà quella di andare a ricavare dal pezzo obliquo dei piccoli pezzettini di legno a mo' di staffette ad L che andranno a bloccare quindi il peso dalla seduta al pezzo obliquo, e dal pezzo obliquo permetteranno di scaricarlo sulla base.
Come potete vedere dal modellino, questi pezzi di legno a staffetta L non compromettono eccessivamente l'estetica della sedia, eppur scaricano perfettamente il peso sulla base. Questi sono anche chiudibili, sono articolati con delle cerniere, sono richiudibili, vanno a finire sullo stesso piano del pezzo obliquo e permettono praticamente di poter essere chiusi tranquillamente e la sedia chiusa quindi al libro. Una volta fissati questi tre punti, sono passato alla prototipizzazione della sedia vera e propria. Io l'ho stampata in plastica con la mia stampante 3D e l'ho disegnata su Fusion 360. Questo mi ha permesso di poter comprendere quali sono i problemi principali della sedia, di poterla studiare prima di potermi trovare questi problemi nel momento della realizzazione, perché una volta sul pezzo finito, poi andare a fare delle correzioni è un po' più difficile. Quindi l'utilizzo di modellini di plastica, di carta modelli, ve lo consiglio vivamente in modo tale che possiate vedere quali sono i problemi e prevenirli. Bene, qui si chiude il primo video sulla realizzazione della sedia di Riffield. Oggi abbiamo trattato la progettazione. Nel secondo video, che uscirà la settimana prossima, andremo a realizzare concretamente la nostra sedia. Adesso ci tengo molto ad aprire una piccola parentesi, perché questo format video che sto presentando adesso, secondo me è molto importante. Permette quindi di trasferire delle conoscenze che ho appreso durante la progettazione, in questo caso della sedia di Riffield, verso di voi, ma permette anche a voi stessi di potermi lasciare un feedback, quindi con un commento, eventualmente se avete qualche idea in merito, qui sotto al video, in modo tale da poter fare uno scambio di idee, questo per creare una community un po' più adesa e quindi poter migliorare a vicenda. Bene, quindi il video è finito, come al solito potete trovare qui altri video del mio canale e qui in alto il video della realizzazione della sedia e potete sempre iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Ciao!